Ciao a tutti amici di eximardero.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il nuovo SteelSeries Rival 100, evoluzione del precedente Rival che apporta alcune modifiche a livello prestazionale ed hardware, nonché al design, in quanto le dimensioni sono praticamente state quasi ridotte. Partendo velocemente dalla confezione, nuovo design per la parte frontale, i lati e il retro, nel quale troviamo alcune caratteristiche principali, descrizione in diverse lingue, tranne l'italiano. Confezione molto semplice, di cartone e nient'altro. All'interno della confezione stessa troviamo un cartoncino nel quale all'interno troviamo un foglietto che praticamente ci dice che il mouse è plug and play. Quindi ci basterà collegarlo direttamente alla porta USB del nostro computer per farlo subito funzionare. Ovviamente per agire sui settaggi avanzati dovremo scaricare come esempio il software SteelSeries Engine 3. Nella confezione è presente ovviamente anche il mouse. Lo SteelSeries Rival 100 ha un design molto simile al predecessore. Una superficie soft touch per la parte superiore, dimensioni leggermente più compatte, quindi adesso è più suitabile, quindi adatto per prese claw grip e fingertip. Colorazione completamente nera. Come sempre nel dorso troviamo il logo della SteelSeries che si illuminerà del colore che noi sceglieremo tramite software di gestione. Nel lato sinistro troviamo come sempre una texture gommata che ci permetterà ovviamente di aumentare il grip una volta impugnato il mouse. Classici tasti che sono stati ridisegnati, diciamo, e sono stati sagomati con una superficie più per avere una migliore presa. E ovviamente un migliore click sugli stessi, dimensioni leggermente inferiori a quelli del Rival classico, che erano molto più grandi e quindi erano facilmente cliccabili, ma ovviamente anche questi sono facilmente cliccabili con il pollice. Design simmetrico, però ideato per le persone destrorze. Nel lato sinistro ovviamente troviamo anche qui la texture puntellata, sempre in gomma, classico scroll di tipo cliccabile, tasto per cambio DPI, potremo impostare i DPI fino ad un massimo di 4000. Nella parte inferiore troviamo due mouse fit nella parte inferiore ed uno singolo nella parte superiore alta, di comunque generose dimensioni, che ci permetteranno ovviamente di far scorrere al meglio il mouse su ogni tipologia di mousepad. E quasi al centro troviamo il sensore che per questo Rival 100 è un PixArt S3059, versione customizzata da SteelSeries dell'S3050. Come abbiamo detto, potremo impostare i DPI da un minimo di 0 ad un massimo di 4000. È stata implementata anche l'accelerazione 0, quindi avremo una tracciatura 1 a 1 per aumentare le prestazioni e la precisione nei movimenti, quindi ideale soprattutto per i giochi FPS. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto ed il connettore non è placcato in oro. Durante il corso della recensione analizzeremo dunque le caratteristiche tecniche, un po' l'aspetto estetico nel dettaglio e ovviamente faremo i nostri classici test per vedere come si comporta il successore del Rival che abbiamo anche messo in comparazione con questo qui presente. Dunque con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff. Grazie.